Ciao bambini, siete pronti? Oggi vi leggerò la storia del piccolo Sam. È autunno, il vento soffia forte, soffia nell'aria i semi dei fiori e li porta lontano. Uno è minuscolo, più piccolo di qualsiasi altro, ce la farà a resistere? E dove stanno andando tutti quanti? Uno dei semi vola più in alto, su, su e ancora più su. Vola troppo in alto e i raggi del sole lo bruciano. Invece il piccolo Sam rimane insieme agli altri. Un altro Sam cade sulla cima alta e ghiacciata di una montagna. Il ghiaccio non si scioglie e il Sam non può crescere. Gli altri continuano a volare. Però il piccolo Sam non riesce ad andare veloce come loro. Adesso sorvolano l'oceano. Uno cade nell'acqua e annega, gli altri corrono nel vento. Però il piccolo Sam non riesce a volare alto come loro. Un Sam scivola giù nel deserto. Fa molto caldo e non c'è acqua. E il seme non può crescere. Ora il piccolo seme vola molto basso, ma il vento lo sospinge insieme agli altri. Alla fine il vento cala e i semi cadono lievi giù nel terreno. Passa di lì un uccello e ne mangia uno, ma non è il piccolo seme. Lui è così piccolo che l'uccello non l'ha visto. Adesso è inverno. Dopo il loro lungo viaggio, i semi si riposano. Sembra proprio che vadano a dormire nella terra. Cade la neve e li copre come una coperta bianca e soffice. Un topolino affamato decide di mangiare un seme per pranzo. Però il piccolo seme se ne sta lì fermo e tranquillo e il topolino non lo vede. Adesso è primavera. Dopo qualche mese la neve si scioglie, è veramente primavera, gli uccelli volano, il sole splende, cade la pioggia, i semi crescono così pieni e rotondi che iniziano a schiudersi. Ora non sono più semi, sono piante. Prima mandano le radici giù nella terra, poi i loro teneri steli e foglie si tendono verso l'aria e il sole. C'è un'altra pianta che cresce più veloce delle altre piantine nuove. È una grande, grossa erbaccia e si prende tutta la luce del sole e tutta l'acqua della pioggia senza lasciarne un po' alla piantina che cresce lì vicino. Così la piantina muore. Il piccolo Sam non ha ancora cominciato a crescere. Può essere troppo tardi, presto, ma finalmente comincia a diventare una pianta. Il bel tempo fa spuntare anche i bambini che escono a giocare. Anche loro hanno aspettato il sole e la primavera. Un bambino si mette a correre, non vede le piantine e ops, ne spezza una. Adesso non può più crescere. La piccola pianta, nata dal piccolo seme, cresce in fretta, ma la sua vicina cresce ancora più in fretta. Prima che la piccola pianta abbia tre foglie, l'altra ne ha già sette e guarda un bocciolo e ora anche un fiore. Ma cosa sta succedendo? Prima si sentono dei passi, poi un'ombra incombe su di loro, poi una mano si abbassa e stacca il fiore. Un ragazzo lo ha colto per regalarlo alla sua amica. È estate, ora la piccola pianta, nata dal piccolo fiore, è tutta sola. Cresce ancora e ancora, non si ferma, il sole splende su di lei e la pioggia le dà acqua. Ha tante foglie, cresce sempre più alta della gente, più alta degli alberi, più alta delle case. E adesso in cima sboccia anche un fiore. Arrivano da ogni parte per ammirarlo. È il fiore più alto che si sia mai visto, un fiore gigante. Tutta l'estate gli uccelli e le api e le farfalle
vengono a fargli visita. Non hanno mai visto un fiore così alto e così bello. È di nuovo autunno e i giorni diventano più corti, le notti più fredde e il vento fa turbinare foglie gialle e rosse attorno al fiore gigante. Qualche petalo cade e si lascia trascinare in aria insieme alle foglie colorate. Il vento soffia sempre più forte. Il fiore ha perso la maggior parte dei suoi petali. Dondola e si piega per difendersi, ma il vento si gonfia sempre più e lo scuote. Una volta e un'altra ancora, e alla fine il fiore lascia andare tanti piccoli semi che subito volano via col vento. Ricordate, bambini, che anche da un piccolo seme può nascere una grande pianta.